dire, la settimana scorsa abbiamo avuto modo di parlare e lo incontriamo, siamo suoi fans al premio Vincenzo Ferrara, la settimana scorsa è stata qua la signora Maddalena Ferrara per parlarci di questo premio 2017 che ha allargato, come avete capito, alle scuole. Intanto il professor Antonio Russo non è solamente docente di navigazione all'Istituto Nautico ormai da qualche decennio e più, ma è anche una persona impegnata nel sociale fortemente, sia per il suo rione che per la sua città. Ci incontriamo di sovente dalle sue parti per cose natalizie, cose di vario genere, anche nell'arco del... Le sue parti quali sono? Saliborio. Saliborio? No, scusami, perché qualcuno che no, io non lo sapevo. Se lo voglio incontrare a Saliborio, non sapevo. Adesso sappiamo dove trovarlo. Che è uno dei luoghi storici più interessanti, è stata fatta una pubblicazione recentemente, ne ho una copia per ognuno di voi da darvi al più presto, appena riusciamo a metterci, che andiamo a visitarlo questo quartiere, questo terzile. Il professore ci parlerà di risparmio energetico. Io ne approfitto per citarvi un, chiamiamolo tra virgolette, un case work. Sapete il lavoro che faccio, a Capri mi chiedono dei piani di cottura particolari perché non devono consumare molta corrente a induzione, piani di cottura a induzione elettrici, senza fiamme libere. Sistemiamo questi piani di induzione, si tratta di una buona serie di appartamenti residenziali, altolocati e cose. Questi piani non funzionano perché per andare incontro a un risparmio energetico, anziché mettere a resistenza normale utilizzando l'induzione, vogliono le apposite pentole che hanno un fondo metallico e calamitato da attaccare sul piano, ma non era nemmeno la mancanza delle pentole, è che la corrente elettrica a Capri non è mai 220 volt, ma proprio quando va bene, va bene, va bene, raggiunge i 205, 195, normalmente 190, e la frequenza è ancora più bassa, anziché di essere compresa tra i 50 e i 56. Buonasera, prego, accomodatevi. Professore, ci fa un piacere perché con i vostri giovani avete abbassato un po' la l'età. La media. Tremenda.